Salve a tutti! Oggi per farvi conoscere un po' come contattare la propria dea, farò una lezione su come appunto contattare il nostro archetipo, la nostra dea che ci somiglia di più. In questa lezione ci sarà un seminario appunto per capire come entrare in contatto. A questa lezione seguiranno tante altre monotematiche su ognuna delle divinità alle quali potreste fare riferimento nella vostra pratica Wicca. Quindi vediamo oggi come si può contattare la nostra dea interiore. La magia degli archetipi, stiamo parlando della magia degli archetipi e come fare per contattare la propria magia. È attraverso la memoria che gli dèi entrano nella nostra vita. La psiche è costretta da essi a sviluppare una psicologia che sia basata non sull'umano, ma entro il divino. Queste sono alcune parole di Hillman. Alcuni di noi scelgono di praticare e affinare le proprie energie verso uno o due archetipi specifici, creando una forte simbiosi tra strega e divinità. Altri invece decidono di lavorare con archetipi diversi, dedicandogli brevi periodi o entrando in contatto con loro in base all'obiettivo che si vuole raggiungere. È difficile stabilire quale sia la cosa migliore, dipende esclusivamente da noi. In ogni caso, se non hai scelto un archetipo preferito o più affine alle tue caratteristiche, io consiglio di provare a lavorare con tutti, finché non trovi quello che fa per te. Io personalmente ho due archetipi preferiti con cui ho un rapporto speciale, ma a volte mi succede di rivolgermi a un archetipo particolare per determinate situazioni. Operare con una divinità protettrice significa stabilire una relazione profonda basata sul rispetto e umiltà. Significa lavorare insieme e non comandare o dare ordini. La divinità deve avere una certa affinità con la strega che la sceglie, nei desideri, nel modo di essere e anche nello stile di vita. Puoi aiutarti stilando una lista di divinità e ridurla sempre di più facendo delle ricerche sulla loro storia. Avere una divinità protettrice significa lavorare seriamente per sviluppare un contatto e riflettere su come creare un rapporto con essa. Nessuno può dirti come fare, perché ognuno di noi deve capire il proprio modo, ma sicuramente ti serve concentrazione e meditazione. Crea il tuo piano astrale, un luogo nella tua mente che apparterrà a te e al tuo archetipo. Quindi, come contattare la propria dea interiore? Sicuramente il modo migliore per contattare la tua dea interiore è il silenzio. Come per la meditazione, gli incantesimi e qualsiasi tipo di rituale, il silenzio è ciò che ci permette di rilassarci, concentrarci e raggiungere il nostro obiettivo senza essere disturbati. Questo è molto importante perché non possiamo ottenere nulla con la fretta e sotto stress. Chiudi gli occhi e allontana tutte le ansie, le paure e i pensieri. Svuota la mente e visualizza l'immagine della dea con cui hai scelto di creare un legame. Osservala in tutto il suo splendore, con le caratteristiche che immagini le appartengono da ciò che hai letto su di lei. Pensa a tutti i punti in comune che hai con lei, ai punti di forza e alle debolezze che condividete. Ogni archetipo rappresenta un aspetto della dea e tu sei la manifestazione di questi suoi aspetti. La dea ti conosce, sa come sei e non giudica la tua personalità perché fa anche parte di lei. Lavorare con un archetipo significa entrare in simbiosi con una divinità in particolare, o almeno uno degli aspetti della dea, perché tutte le dee sono in realtà un'unica dea. E così imparare con lei a superare le tue difficoltà. I suoi punti di forza, le sue qualità, la sua tenacia sono tutte cose che puoi fare tue per migliorare ciò che sei ed essere più felice, in armonia con te e con quello che ti circonda, visibile e invisibile. Parla con la tua dea interiore e confidati.
Dille ciò che ti viene in mente e crea un rapporto intimo con lei. Scopri dentro di te la forza del suo spirito e abbraccia il suo amore. Lei ti parlerà attraverso la mente e i sogni. E fidati di lei. La tua dea ha moltissimi doni che puoi utilizzare, ma più entrerai in contatto con lei, più ti accorgerai di non essere sola e che è sempre stata dentro di te nei giorni felici e in quelli tristi. Lei non risolverà i tuoi problemi con la bacchetta magica, ma ti sarà sempre vicino, ti sosterrà e ti aiuterà ad affrontare qualsiasi cosa. Richiama dentro di te la dea e proietta attraverso il tuo essere le sue caratteristiche e il suo modo di agire. Quando sei in difficoltà, mascherati con il volto della dea e pensa a cosa farebbe se fosse al tuo posto. Non impedire alla tua bellezza interiore di risplendere, allontana l'autocommiserazione, la paura e l'insicurezza. Cambia il tuo modo di pensarti e inizia a credere che tu sei unico, irripetibile e straordinario. Questo è il primo insegnamento della Dea. Per questa lezione finisce qua. Seguiranno tante mini lezioni sugli archetipi di ogni divinità con le caratteristiche e gli aspetti che più possono farvi scegliere di avere un rapporto con una qualsiasi dea che preferite. Per oggi è tutto, vi ricordo che se siete interessati agli argomenti che trattiamo nel canale, di sostenerci semplicemente iscrivendovi. Grazie, buona giornata e a presto!